World Premiere, ragazzi. Attenzione. World Premiere. No, non mi toccare il microfono che mi si. Ok. Eh? Death Stranding 2. Aiuto. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Dreams, no? Che dreams? No, è World Premiere. Vabbè, un nuovo filmato. Within one night to dream 75 years of time. Ha detto Dreams 4 volte, se poi non è Dreams ci fanno una figura Barbie. No. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes. Vabbè, sembra però creazione, quindi Dreams ci sta. Però sembra strano. Let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Cos'è? And then you would get more and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. My dream! And finally you would dream. Fifalo. Where you are now. Non mi dire che fanno vedere Scarlett così. Penso proprio, non avrebbe troppo senso. Cos'è? Aspetta. Un attimo, attenzione, perché così, ragazzi, è proprio un dito. No! Un attimo. Aspetta, non ci credo. Aspettate, Dio! Come? Madonna! Ma no, si può stare. Allora, silenzio tutti. Allora, silenzio. Ora mi incazzo. Dovete stare zitti, Dio! Dio! Madonna! Si chiama Xbox Series X. Oh mio Dio! Ma l'hanno droppata così? Hanno fatto vedere l'engine, il nuovo engine, tra l'altro. Statevi zitti! Silenzio. Allora, zitti. Minchia! Aspetta! No, zitti! Silenzio! Ah, per favore, traduci perché io non... Cioè, sì, tu sei più veloce, vai. 18 years and 3 generations, we've designed Xbox consoles to power your dreams. Ok, Xbox, abbiamo disegnato le console, allora, Xbox. Non è bellissimo, però. No, è una specie di subwoofer. Ok, adesso immersive, responsive and surprising. Where you are at the center of your gaming experience. Ok, voi siete sempre al centro dell'esperienza di gioco. Questo ci vuole, perché chiamarlo X. Che già si chiama X, Xbox One X. Ok, quindi alzerà l'asticella della potenza nelle console. Around the globe are already hard at work building games for Xbox Series X. Quindi già ci stanno lavorando per creare dei giochi. Series X non è azzeccato. Fa schifo, Dio. Are developing the largest and most creatively diverse lineup of exclusive games in our history. Ma ci saranno tantissime esclusive, più game nella storia. A project early in development from incredibly talented creative team who are no strangers to the Game Awards. What you're about to see. Quindi un nuovo progetto da un team super talentuoso che ha vinto i Game Awards, cioè che è stato presente ai Game Awards. Per sfruttare al massimo Xbox Series X. Vediamo questo gioco, ragazzi. Non sono d'accordo col nome. Vediamo questo gioco. Ninja Theory. Quelli di Hellblade, Heavenly Sword, Enslaved, Odyssey to the West. Allora, questo è il nuovo engine. Ragazzi, devo elaborare questa cosa nella mia testa. Cioè, esteticamente, video sul primo canale esteticamente domani. È un PC, un case, della Cooler Master. Rede non si dorme, dobbiamo fare il video subito. E allora il video di domani slitta, si fa super specialone. Madonna. Allora, ragazzi, questo è il nuovo engine. È il nuovo engine. Blade 2, però. Cioè, li fanno tutti uguali. Ma è il Blade. Madonna. L'attrice è quella, cioè l'attrice è il personaggio. Sì, l'attrice è lei, sì. Non mi dire che è grafica in game perché è scoppio di... Sì, è nuova engine. Questo è vichinghi, sempre. No? Vabbè, ma lei è il Blade. È ancora nello sviluppo iniziale. Early development. Madonna, ma che cacchio di... Beh, loro sono sempre stati bravi nell'espressività, eh. Sì, ma tieni di conto, ragazzi. Grazie, se iniziamo così. Cioè, hanno presentato Xbox Series X, che sarebbe Scarlett. Sì.
o una X. Però è un trailer, cioè. Ma un trailer, se è in game, non sappiamo se è in game. Ma lo devono che da dire. Se è in una saga. È Blade 2! Okay. Avrei preferito una nuova IP, però il Blade però... mi è piaciuto, Sì, sì, sì. Va bene. Però perché okay. Series X? No, non sono d'accordo con quella X. No, perché si confonda la gente poi con Xbox One X. Dice, ma allora, non ce l'ho. Ragazzi, c'è una cosa. Loro hanno detto qualche ora fa che il nome della nuova console avrebbe avuto a che fare con le caratteristiche proprio della console stessa. Quindi questa cosa la devo spiegare bene. Here at the Game Awards. Now, non ho parole. Significa Xbox Serie X. No, non mi aspettavo ai The Game Awards. No, io pensavo, vabbè, dai, vai a vedere quando annunciare. Allora, esteticamente è orribile. Cioè, non mi piace. È una specie di... Vabbè. Esteticamente ormai. Vedete, la nuova potenza tecnica delle nuove console necessita che esse siano a forma di PC. Cioè, nel senso che non ce la fanno più a farle stare in una scatola come è stato fino a questa generazione, a fatica. Non hanno fatto a non far trapelare nessun leak su sta cosa. Di solito non ce la fanno. Se no, noi avremmo. Ne avremmo parlato nelle news. Ragazzi, se ci sono dei leak, noi li intercettiamo. Perché sono. Me li vado a cercare apposta, cioè ci tengo. E perché di solito diamo credito a quelli che poi si rivelano fondati. Con la conferma dell'uscita a fine 2020. Sì. Però Series X mi fa pensare a più versioni. Serie X, sì. Ci sarà X1, X2, X3. Perché? Perché vogliono fare le mid-gen già annunciate. Sì. Sarà una mid-gen, due mid-gen, tre mid-gen. Xbox Series X1. Xbox One, Xbox 1.2, Xbox 1.3. Ma può essere che per dire che stanno continuando sulla strada di Xbox One X. Cioè, che con l'X hanno intrapreso un però se tu chiami una console Series X. Cioè, hai capito? Che poi sembra un Xbox One un po' più grossa al contrario, in verticale, e poi la puoi mettere anche in verticale. Ma non può essere per questo motivo, cioè per dire, ragazzi, preparatevi che ogni 4 anni facciamo uscire una nuova console, eh. Attenzione! Zitti voi, Gearbox, ok? Tell me more. La ricordiamo soprattutto per Duke Nukem Forever. Ok, già c'era il logo. Che questo gioco si chiama Logo PlayStation. Non puoi niente. Siamo fuori strada. No, cos'è? Infinity Blade. Sarà una cosa nuova. Infinity Blade, in effetti. Però ci somiglia come sì. Quello è Epic, lo puoi per telefono. Ma cos'è? Sembrano i Cavalieri dello Zodiaco. Quelli. Come si chiamano? Non voglio dire una bagianata. Sembra Ornstein. Quella sembra. Sembra un po' Darksiders. Un po' Halo, un po'. Che è? Un po' di qua e un po' di là. 3 ore per fare. Godfall. Va bene, ci sto. Ragazzi, i The Game Awards PlayStation 5. Vabbè, ragazzi, allora. No, vabbè. Hanno aperto i varchi. Il primo gioco PlayStation 5 annunciato. Hanno aperto i varchi con la next gen. Ufficialmente. Ma Microsoft e Sony, facciamo che aspettiamo e li annunciamo per i fatti nostri. No, tutta puttana con i The Game Awards. Yeah. È chiaro che anche di quella. Il nome sappiamo. Abbiamo visto la forma, ma non si è visto granché di altro. Tra l'altro, il controller sembrava proprio lo stesso identico a quello di Xbox. Sì, era quello di Xbox One. Signori. Sì, perché comunque giocano con l'Elite Series. Però è stata mostrata. Xbox Series X, insomma, è stato un fulmine a ciel sereno. Ciao ragazzi. Ragazzi, grazie, un abbraccio a tutti. Un buon proseguimento di giornata. Ciao. Ciao. Aspettiamo 2 secondi e